Allora, la mia storia da giocatore dipendente è cominciata circa 17 anni fa. Praticamente ho cominciato per gioco, così per divertirmi, finché questa cosa non mi ha portato comunque a giocare cifre più enormi e praticamente a mettere a repentaglio la mia vita economicamente e socialmente parlando, con gli amici, con la famiglia, con i parenti. Io ho cominciato così per divertirmi e sono andato poi alla fine a giocarmi delle cifre che solo a ricordarlo mi sento male. Il meccanismo da scardinare è se stessi, prima di tutto il proprio io. Cioè non puoi pensare che il gioco di accantonare proprio il dio del gioco, capito? Il meccanismo da scardinare è quello proprio, non è che la vita poi è un gioco, ma la vita è una sola e va vissuta per quello che è. E il meccanismo da scardinare è proprio fare un percorso dentro noi stessi e vedere poi le ferite, il motivo per quale uno va a giocare, per che cosa, per l'immagine, per la vanagloria, per quello che insomma lo fa stare meglio, ma questa cosa è molto effimera e dura pochissimo poi, perché comunque anche il gioco ha le stesse poi componenti della droga, no? Della cocaina a livello cerebrale e ti dà quell'effetto, quell'adrenalina, ma poi ti butta in un mondo di tristezza, di solitudine, proprio veramente gli inferi. E praticamente dopo l'ultima ricaduta, che è stata proprio il peggio di me stesso, veramente, che ho rubato i soldi a mia figlia della comunione, mia moglie mi ha sbattuto fuori da casa e io, non sapendo più che cosa fare, vivendo questo grosso fallimento, e non avevo più una persona accanto e niente, mi sono rivolto a un centro di Nuovi Orizzonti a Pistoia. Arrivato a Pistoia, praticamente non sapevo che era una comunità spirituale, sono rimasto anche un po' spaventato e incerto, perché la lode, il rosario al pomeriggio, la lode il giovedì, la mattina la meditazione della parola. Infatti la prima settimana volevo scappare via da questa realtà perché mi metteva veramente paura. Però l'unica cosa che mi teneva veramente piantato lì era la meditazione della parola, perché io in tutti questi anni, nonostante avessi fatto anche un'altra comunità, nonostante avessi fatto gruppi di autoaiuto per la dipendenza del gioco, psicoanalisi singola, comunque vedevo che l'unica cosa che mi faceva stare, che mi veramente mi scopriva e mi metteva a nudo, era la meditazione del verbo, la parola la mattina, e quindi ho seguitato a stare in questa comunità. Poi ho avuto l'occasione tramite loro di andare 3 mesi in un santuario mariano, e lì c'è stata la svolta della mia vita. Che cosa è successo praticamente? Io in tutti questi anni di gruppi, di comunità e anche di psicanalisi singola, non ero mai riuscito a collegare il bambino ferito con l'adulto. Questo che cosa significa? Che avendo ricevuto dalla comunità Nuovi Orizzonti i mezzi per capire queste cose, ho cominciato a vedere in me veramente nuovi orizzonti e ho cominciato a stare bene. Adesso, ripensando a quello che ero prima, è veramente una cosa assurda, delle cifre assurde che non riesco veramente neanche a immaginare. Il mio egoismo, la mia superbia, le mie cose sono tenute a bada, e quello mi ha portato comunque a avere anche rapporti sociali più veri e comunque un modo di conoscere tantissima gente e di dare amore e anche poi riceverlo altrettanto in abbondanza. La mia vita oggi è bellissima, secondo me.